essere primi o secondi, poi quando vai lunedì al sorteggio, no Filippo, vuol dire... No, cavolo, allora, in questo momento sicuri del primo posto ci sono il Real Madrid, l'Arsenal, il Bayern di Monaco, il Manchester City, credo quasi sicuro, sì. Sicuro sì. Già con l'Ipsia, non mi ricordo sì. Se è matematico o no, sì, comunque sì, 12, sì, sì. Okay. Primo sicuro. Il Manchester City... E poi possono esserci il Paris Saint-Germain, il Borussia Dortmund, lì comunque peschi male, a meno che il Milan non faccia il miracolo vincendo con Newcastle e il Paris Saint-Germain perda col Borussia Dortmund. Sarebbe il Dortmund in quel caso? No, il Dortmund comunque è qualificato. Bisogna capire se fa primo, secondo, eccetera. E quindi già 5... No, poi c'è... Aspetta, ce n'è un'altra difficilissima. La sesta, non me la ricordo. Allora, guarda, vuoi che te le dica? Vai, sì, vai. Sì. Allora, Real, vai. Arriviamo. Manchester. Real, Bayern. Allora, Arsenal. Bayern Monaco. Arsenal. Real Madrid, City, Inter o Real, Atletico Madrid o Lazio, Dortmund o Paris o Dortmund o Paris, sì. Come prime, City, Barcellona. Ecco Barcellona, mi sono dimenticato. Sì, sì, sì. E quindi stiamo parlando di un primo posto che è fondamentale. Sì, sì, e c'è una bella differenza. Gli anni scorsi non era così. No. Quest'anno è proprio... Esatto. È uno dei due grandi... Secondi abbiamo preso il Porto, a meno che il Porto questa comunque volta... Comunque non ti sfuggirà. È uno dei due motivi per cui è importante, a parte gli scherzi e le partite di stasera. Uno è che quest'anno, mai come negli anni recenti, non ci sono state sorprese nei gironi, quindi tutti i top team sono qualificati, primi, tutti certo. O quasi, sono qualificati come primi. L'unico che rischia di restare fuori dal primo posto è il Paris Saint-Germain, ma dei team di grande nome, poi di efficacia sul campo è un altro discorso. Quindi qualificarsi da secondi, è vero che passi agli ottavi di Champions League, ma vai ad affrontare una Superliga. Quindi vedi che la mia non tocca a me. Questa è una partita da non steccare. Il secondo motivo è che l'Inter, al contrario dell'anno scorso, dove in campionato zoppicava alquanto, quest'anno in campionato è da applausi, sì. Un dettaglio che non tanti hanno notato è che l'Inter dopo 14 giornate in campionato è più 30 di differenza reti, sì. Vuol dire oltre il più 2 di differenza reti in media ogni partita. Io stavo dicendo ma in Champions ha fatto appena appena il compitino. No, non è vero. L'Inter quest'anno ha fatto il compitino, dai. Non è stata dominante come in Serie A. Filippo non sfuggirà certamente che l'Inter di tutte queste squadre è l'unica di quelle arrivate agli ottavi di finale dello scorso anno che è in testa al campionato ed è già qualificata per la Champions. Ha questa differenza anche, però ha la bellezza di un risultato che le altre, nessuno, Manchester City non è prima in classifica, Bayern di Monaco non è prima in classifica, il Girona c'ha più punti di Barcellona e Real Madrid, Real è l'unica Madrid. Che tiene lo stesso passo. Il Milan sta terzo in campionato in Italia, staccatissimo. È vero, è vero. Quindi le otto squadre che c'erano, il Napoli sta quarto, sesto. La differenza è che però la Champions League e gli ottavi si giocano dopo metà febbraio, quindi in due mesi, per esempio l'Arsenal è una squadra che a inizio stagione, in tutte le stagioni, parte a mille, soprattutto in Premier League, dopodiché tende a sgonfiarsi un pochettino, quindi incontrare l'Arsenal adesso può essere più difficile, adesso vado per gli ultimi anni come sono andati, può essere più difficile che incontrarlo fra due mesi. Il City può essere più facile adesso che fra tre mesi, sai, quelle sono superpotenze, possono magari sbagliare un mese, no, ma poi vengono fuori. Ma secondo me l'avvocato, allora, è verissimo il tuo discorso, poi mi dici la formazione prima di andare in pubblicità, sì. Ma l'avvocato voleva fare veramente un complimento all'Inter perché è l'unica che è riuscita a tenere, no? Visto che Verga definiva un po' il minimo sindacale il campo in Champions, Vinci non è d'accordo, dice no, anzi è l'unica che è riuscita a mantenere. Io ho seguito quasi tutte le partite qui, 7 gol, posso dire che ha avuto un percorso sereno, tranquillo, in casa ha vinto nettamente. Io ho visto anche come ha vinto le partite in casa, specialmente tolto mezz'ora col Salisburgo che ha subito, ha sempre dominato. Ma poi devi gestire due competizioni. Quando io parlo di competizioni, spesso ha fatto turnover, allora, perché faceva giocare i titolari in campionato, che quest'anno è la priorità. Quando parlo di competizioni, ha fatto giocare tutta la squadra a riserve, eppure nonostante quello quasi si vince. Cioè, allora, non credo, Filippo, che sia perché quando parlo di competitivo, velocissimo, intendo forze. Dire l'Inter ha avuto l'abilità, la fortuna, l'abilità per il piazzamento UEFA, la fortuna per i bussolotti del sorteggio di capitare in un girone meno complicato di tanti altri, certo. Il compitino è questo, cioè sì. Vincere questo girone è l'ideale. Non vince, cioè fino adesso ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi fuori casa, quindi non è che abbia fatto passi falsi, non ha avuto l'acuto in più. L'acuto ecco. In più, capito, non ha ammazzato il girone. Allora, caro Tramontana, dai, mi dici la formazione, sì. Mi dici le formazioni. Sì, vai. Allora, la formazione dell'Inter recita Sommer in porta, già delle differenze in difesa,
Io qua non ho questa, ragazzi. Matteo Darmian è il braccetto di destra, qua va rivista. In mezzo c'è Acerbi, a sinistra c'è Carlos Augusto. Quadrado a destra, Di Marco a sinistra, Frattesi, Cialanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Sanchez. Quindi questa è la formazione titolare dell'Inter con Carlos Augusto difesa posto di Bastoni, Darmian come braccetto di destra si riprende il posto al posto di Bissek, Quadrado titolare a destra, quindi non hai 90 minuti ma parte dall'inizio, a sinistra Di Marco, Frattesi al posto di Barella titolare, con Cialanoglu e Mkhitaryan che completano la mediana, Thuram titolare, non Lautaro che va in panchina ma gioca Sanchez. Ma in questi 12 minuti non ho visto un Frattesi che è in difficoltà e che mette in difficoltà Mkhitaryan, cioè anzi poi col Benfica è partito titolare là, ha fatto anche un Eurogol che ha portato al 2-3 e ha riaperto la partita, ha fatto un gol pazzesco. Quindi sinceramente in questi primi 13 minuti dire che Frattesi ha messo in difficoltà Mkhitaryan e che è partito male Frattesi secondo me non è partito bene. Cioè, solo per quel contropiede lì? No, anche sul resto è poco presente. Quante volte difesa nella fase difensiva l'abbiamo lui per visto. Due volte ha spazzato l'area di rigore su cioè la fase difensiva. Attenzione al cross in mezzo. Mkhitaryan è un po' da solo, ecco, non essendo il buon Mkhitaryan né un giovincello né un giocatore particolarmente fisico contro una pressione Neri molto forte. Scusa Fabio, c'è il contropiede dell'Inter sulla tre quarti di destra, c'è Cialanoglu, arriva il cross in mezzo sul secondo palo, Di Marco la rimette in mezzo subito, pallone deviato, poi Acerbi, questa volta l'arbitro fischia fallo, mette giù Zubimendi al limite dell'area di rigore della Real Sociedad e quindi c'è calcio di punizione per gli ospiti. Dovrebbe fare qualcosa di più in poche parole. Moggi, cosa ne pensi? Anche questi Quadrado, ragazzi, che errore. Gioca la palla in orizzontale, Kubo sbaglia anche lui per fortuna il passaggio per Oriozabal sulla sinistra dentro l'area di rigore, qua Quadrado commette un'ingenuità non da lui, di un giocatore esperto come lui, tutto defilato sulla fascia destra nella nostra metà campo, prova un cambio di gioco orizzontale al limite della nostra area di rigore ma con tutti i giocatori della Real Sociedad già posizionati nella fase offensiva e regala la palla a Kubo che poi per fortuna sbaglia il pallone per Oriozabal dentro l'area di rigore, però che rischio. Mamma mia. Napoli vicino al 2-0 con Zielinski caspita, praticamente insomma... davanti al portiere, però defilato, ha provato con il mancino, suo piede debole, conclusione centrale, palla messa in calcio d'angolo da Mateus, portiere del Braga, però Napoli vicino al 2-0. Tra l'altro, Moggi, ti stavo proprio chiedendo come vedevi quest'Inter con il Quadrado, Frattesi e Sanchez, quindi tre grandi che sono entrati diciamo al posto dei tre. Un po' rimaneggiata rispetto al solito, però io quest'anno sono per l'Inter, ma nel senso che mi sembra una squadra che gioca a memoria, poi avete visto anche l'ultima partita, lasciamo stare l'avversario, uno può dire che è un avversario relativo, ma quattro gol bisogna sempre farli e oltretutto giocare bene. L'Inter questo qui lo sa fare in maniera veramente adeguata e se è vero come è vero che ha un capocannoniere, che ha la migliore difesa, che ha il migliore attacco, bisogna dire che l'Inter è la migliore squadra del campionato, su questo non c'è dubbio. Adesso incontra però una società abbastanza importante che può dare del filo da torcere, ma alla fine io penso che l'Inter, nonostante sia rimaneggiata, possa avere ragione nel Real Sociedad. Thuram, mamma mia cosa fa Thuram, ne salta tre, siamo in superiorità numerica, palla per Sanchez dentro l'area di rigore, tutto solo, cross in mezzo, la deviazione, poi a porta vuota Mkhitaryan, non ci credo, salvataggio sulla linea da parte di Zubeldia, ma qua Thuram prende palla a metà campo, resiste a due cariche, salta due uomini in verticale, guadagna la superiorità, a quel punto siamo 5 contro 2, Thuram prova il passaggio in mezzo, deviato, la palla finisce a Sanchez in area di rigore da solo, può mettere in mezzo, temporeggia, si avvicina al portiere, pallone in mezzo era per Di Marco, anticipato, poi Mkhitaryan e il salvataggio di Traoré però con la palla uscita. Che stava entrando. Sul salvataggio di Traoré la palla era già uscita quando Sanchez la rimette in mezzo. Corner quindi, comunque corner da una parte o dall'altra. Sì. Corner prima, tu dici. Corner prima, sì. Fosse entrata non sarebbe stato gol perché sei sicuro? È uscita. Sanchez quando la palla la ricalcia Sanchez
la seconda volta dopo la prima. Ah, ma non ha dato corner? No, non ha dato corner, allora... Vuol dire che Sanchez l'aveva toccata nel portarsela fuori. Esatto. Thuram, ragazzi, Thuram è pazzesco, va via ancora due uomini, poi trova Mkhitaryan, c'è Di Marco da solo, Miki cincischia un po', lo serve in ritardo, Di Marco si libera, il tiro cross! La parata di Remiro, peccato, 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 perché Mkhitaryan ha perso quel secondo che sarebbe servito per servire Di Marco da solo, ha stoppato un pallone non facile girandosi con una Veronica, però la palla gli è rimasta tra il destro e il sinistro, ha perso quel secondo per servire Di Marco che sapeva essere alla sua sinistra tutto solo, gli ha dato la palla quando il giocatore della Real Sociedad poi è andato a chiuderlo e quindi Di Marco ha trovato lo spazio però, per il tiro. Filippo, sì. un appunto, sì. Servito per servire non si dice, è come quelli che dicono a me mi. Quindi non me ne sono accorto, Luciano. Grande. Tra l'altro posso dire che un'altra delle profezie moggiane che si è, insomma, è accaduta, no? Non tutti confidavano nella capacità anche di prima punta, di punta, comunque in generale di Thuram, nelle qualità totali di questo giocatore che è totale. Tu che lo vedevi da bambino e hai capito anche l'intelligenza calcistica di cui era dotato questo calciatore. Sì, Giovanna, perché lo vedevo da bambino, ma l'ho visto anche da grande. Certo, con papà Lilian vado spesso a Parigi a vedere le partite e vedevo il Borussia praticamente Mönchengladbach, dove giocava lui, che era una spanna superiore a tutti quanti. E io sono sempre stato convinto, e l'avevo detto anche a Beppe Marotta, che questo qui poteva dare praticamente un apporto importante. E anzi, quando ho sentito che l'Inter si era praticamente rindebolita, avendo perso praticamente Lukaku, i giocatori che aveva perso, i vecchi, e io ho pensato tra me, questi praticamente vedono soltanto le partite in Italia, sono praticamente assenti nei campionati esteri, perché per non conoscere quello che faceva questo ragazzo, ancora giovane che possa essere stato, praticamente lui non solo fa dei gol belli, ma li fa fare pure. Certo, è doppio, è doppia funzione. Porta avanti la barra. C'è da dire che anche tu, Filippo, insomma, avevi capito la potenzialità di questo grande acquisto, perché qualcuno storceva il naso sulla cifra, no? Dici sì, lo prendi a zero, ma lo paghi tanto. Sarà un campione se gli dai 6 milioni. Se lo paghi tanto. Il gaggio. Ho capito, ma non è che l'hai dato 20 milioni l'anno, prende 5 milioni e mezzo l'anno, nazionale francese, vice campione del mondo, cioè non è che va via a zero. Dicevano anche di Çalhanoğlu che prendeva tanto e quindi... mi pare che comunque finito il primo tempo in questo momento 0-0 tra Inter e Real Sociedad, l'Inter che ha avuto un'ottima occasione che abbiamo raccontato poco fa, iniziata proprio da una Veronica in mezzo al campo di Thuram che in mezzo a due si gira con la spalla alla porta con il pallone sull'esterno destro, gli passa in mezzo, crea superiorità numerica e a quel punto poi abbiamo avuto l'occasione che abbiamo raccontato. 0-0 fine primo tempo. Facciamo un up and down? Se possibile. Come? Filippo, vorrei commentare con Filippo una cosa, al di là delle Napoli non ancora se ti finito. Ricordi in 45 minuti e 30 secondi, 46 minuti, un'azione clamorosissima del Real Sociedad. No. Niente. Un tiki taka. Ma perché non tirano? Cioè, o tirano infatti, male o vogliono entrare? No, in porta allora il Real Sociedad tiene il possesso di palla perché abbiamo visto i dati. L'ultimo che ho visto era 5 minuti fa: 80% Real Sociedad, 20% Inter. Sì, E poi quando l'Inter viene in possesso di palla o prova a costruire, loro interrompono il gioco. Però cioè, sono bravi a spezzare. Però devo dire che negli ultimi 15-20 minuti, gli ultimi 15 minuti, loro hanno concesso un po' di più perché hanno allentato il pressing alto, hanno allentato il pressing sui giocatori spalle alla porta e ci hanno concesso di girarci. Inizialmente facevano un andare... pressing alto. Però attenzione. Dimmi. Quando le squadre di calcio praticamente fanno la maggior parte di possesso palla, in questo caso eccezionalmente l'80%, sapete cosa significa? Significa che si stanno riposando a centrocampo e impediscono agli avversari di entrare nella propria area di rigore, quindi fanno una partita in attesa poi di dare il colpo definitivo magari nel secondo tempo. Questa è una realtà, è la chiave che esiste praticamente, è una cosa che esiste, che molti allenatori stanno praticando. Allora, sapete che cosa facciamo? Prima di tutto vado da Paolo Marcello perché è finito il primo tempo anche a Napoli, giusto? Sì, 2-0 Napoli, autorete di Sacchi,
al 9° minuto di gioco, cross di Politano, autorete sfortunata del difensore del Braga, al 33° Osimhen su assist di Nathan. Napoli virtualmente agli ottavi di finale, ricordiamo che il Napoli dovrebbe perdere con 2 gol di scarto per fare una Arachiri che avrebbe a dir poco del clamore. Storico. Allora, storico. Poi vengo da te anche da te per i migliori e i peggiori. Sì. Però sigla up and down dell'Inter. Caro Filippo, vai. Ma allora, per quanto riguarda gli up, sicuramente Thuram il migliore dei nostri, 7. Poi difficile trovare. Darmian mi è piaciuto, 6 più. Mi è piaciuto anche, vabbè, Acerbi come al solito, mi è piaciuto anche Carlos Augusto, che comunque ha spinto, ha chiuso, qualche buona chiusura, 6 più anche lui. Quindi Darmian e Carlos Augusto 6 più, ma avrei messo anche Acerbi, perché dietro comunque sono stati molto attenti nel momento di maggior pressione, tra virgolette, chiamiamola pressione, di gioco nella nostra metà campo della Real Sociedad. Per quanto riguarda i down, Cuadrado 5,5, Thuram 7, Carlos Augusto 6 più, Acerbi 6 più, quindi Thuram 7. Per quanto riguarda i down, Cuadrado si è visto molto poco, e quel poco 5,5, forse Sanchez. Stesso discorso, anche lui 5,5. Ascolta, scusami, Frattesi, posso dirti, mettiamo Frattesi, così c'è un argomento, cioè tre ne cambia e tre sono peggiori, facciamolo come argomento, mettici frattanto a Frattesi quanto dai, figli. No, vabbè, non voglio, dai, fallo tu il terzo. No, non metto nessuno terzo. Dai, chi non metto nessuno terzo, Di Marco 6, Mkhitaryan 6, Çalhanoğlu 6, Frattesi 6. Acerbi 6 più come gli altri due, quindi insomma bene. Un insufficiente oltre a una partita a di medio livello, non c'è stato un acuto, quindi siamo, a parte Thuram che è un po' quello che ha svettato su tutti, che ha creato le occasioni da solo con le sue invenzioni, i suoi uno contro uno eccetera eccetera, i suoi dribbling, per gli altri siamo tutti sul compitino, siamo tutti sulla partita molto attenta, dove non prendiamo gol, cerchiamo di ripartire, cerchiamo di fare gol, c'è tutto il secondo tempo, calma e gesso, quindi questo è il primo tempo. Ma quindi vale la pena, secondo voi che siete qui, insomma, anche per tirar fuori un po' questa vena che ho insita e esaltarla, c'è un problema seconde linee nell'Inter? Cioè, sono più affidabili i titolari? Vabbè, lo dico. Questo succede dappertutto, altrimenti non sarebbero quelli titolari e quegli altri seconde linee, ma viceversa. Per il resto la metto all'opposto, cioè ribalto la tua provocazione. L'Inter sta giocando la partita di Champions League decisiva per il primo posto del girone con tre titolarissimi fuori, quindi e non la sta perdendo 3-0, vuol dire che anche le seconde linee reggono il palcoscenico e non solo, cioè tu dici non infiammano, ma non creano, con tutto neanche dovuto rispetto contro Empoli o Cagliari o Salernitana, ma anche in una partita di chiusura del girone di Champions League, quindi questo va a merito, casomai, della profondità della rosa. Ma secondo voi li farà entrare? Beh, sì, sul ha fatto col Benfica, ma certo, ma sono armi da usare. Scusa Luciano, sul nome che è rimbalzato, che è quello di Thuram, che assolutamente direi per distacco il migliore in campo, ricordo anch'io Luciano Moggi dire prima che cominciasse il campionato, guardate che questo è un gran giocatore. Ovviamente Filippo lo sperava e si è accodato con grande gioia a questa situazione. Direi che l'unico che non l'aveva capito a questo punto era l'algoritmo che ha sostituito gli uomini mercato del Milan e che mandando via Origi hanno scelto di non puntare hanno preso Jovic invece che Thuram, perché Thuram costava 500.000 euro di troppo, perché una sciocchezza. Quindi forse l'unico a non aver capito il valore, ma oggi lo aveva capito, Tramontana l'aveva capito, l'algoritmo del Milan noi, Marotta, purtroppo Ausilio, no. Voglio dire, qua parliamo, sono le sciocchezze di Verga che dice. No, è un dato di fatto. Dove gioca? Scusa, Thuram. No, ti rispondo. Ci avevano già un tuo amico e sodale, ci aveva o meno già annunciato qui in questo studio
Thuram è del Milan, il figlio di Lilian, grande acquisto, eccetera. È vero o non è vero? No, so, che era già stato dato per fatto. Fai replicare le sciocchezze che dici. Ti sto dicendo. No, non è vero. Allora, replica questo. È vero o non è vero? Che era già stato dato Thuram al Milan, già fatto. Non ho sodali. Io sto parlando di un fattore da me stesso. Tu no, ma è vero o non è vero che era già stato dato Thuram al Milan? Hai detto delle sciocchezze. Ti spiego subito. Prima di tutto, non sono ragioni di algoritmo che hanno stabilito questo, ma ragioni di denaro, di portafoglio. Perché prendere Jovic è stato un affare. 500.000. Jovic è stato acquistato l'ultimo giorno di mercato. Perché non avevi preso Thuram. Alla canna del gas. E perché non avevi preso Thuram. No, perché quindi non dove avevi tu preso hai qualcun altro. Taremi non avevi preso. In caso di azione pericolosa. Verga, sono proprio curiosa della domanda che farai a Moggi. Ma perché in realtà è stata molto intelligente e provocatoria la domanda dell'avvocato Vinci. Sì? Perché... fatta poi a una vecchia volpe di mercato come Luciano, perché effettivamente a livello emotivo, tornando a qualche mese fa, dici vendi Kvaratskhelia, ma neanche per sogno, bestemmia totale. Col senno di poi, il dirigente di mercato accorto fa anche questa valutazione in base al giocatore. Ricordiamo anche il caso qualche anno fa di Belotti, che ebbe un paio di stagioni meravigliose al Torino, e Cairo voleva 100 milioni per cederlo, l'affare non andò in porto e poi da lì Belotti, non dico che non è più azzeccata una, ma ha iniziato una parabola discendente. Allora la domanda all'esperto di mercato è: ma tu fossi stato il direttore sportivo, avresti messo sul piatto 500.000 in più per prendere Thuram o avresti cercato Taremi per poi ripiegare su Jovic? No. No, io avrei preso Thuram perché lo conoscevo, quindi voglio dire, beh, io frequento i campi di calcio, non mi faccio raccontare né dai giornali, praticamente né dagli opinionisti. Sì, sento, io anche quando dirigevo le società di calcio, io mandavo a vedere gli osservatori, poi però se mi segnalavano un giocatore buono andavo io personalmente, quindi ho sempre cercato quello che praticamente piaceva a me. E cioè io ho conosciuto sempre gli spogliatoi, ho cercato di legare le caratteristiche e quando ho visto Thuram ho pensato che con Lautaro praticamente poteva essere un duo abbastanza perfetto, perché uno segna praticamente gol impossibili e l'altro segna anche gol belli nonostante la gioventù e sa anche far segnare. E questo praticamente facciamo un algoritmo, cioè, un algoritmo umano, no, non macchinoso. L'algoritmo umano avrebbe scelto era Thuram. L'algoritmo, perché quando tu fondi le proprietà umane, gli spogliatoi. Io mi ricordo un'altra cosa: in questa trasmissione c'è stato chi ha elogiato gli algoritmi come un calcio innovativo, un calcio avveniristico. Questi sono tutti i discorsi che fa chi si vuol mettere in evidenza. Poi magari si scorda di quello che ha detto e fa anche il plauso se cambiano qualche giocatore. Hanno detto addirittura, hanno finito per dire che era giusto vendere Thuram e prendere 70 milioni. Hanno finito per dire che praticamente... ma qui nel Milan è stata fatta una squadra di tutti i giocatori discreti. Io su questo penso che non ci siano dubbi, ma ce ne fosse uno che emerge. Certo. E il Milan con 10 giocatori nuovi, è sempre su come di Leao. Se gioca Leao, il Milan può essere praticamente perché un Milan diverso. Comunque è l'unico fuori campo. Luciano, tu mi insegni. Mi fate andare in cronaca, Vinci. No, io devo andare. Devo andare Di algoritmi non ho mai parlato per quanto mi riguarda, per quanto si finisce ad altri. No, lui no. Vabbè, poi però... Secondo argomento, volevo dire che per quanto riguarda i giocatori aspettiamo ancora un paio di mesi perché qualcuno potrebbe anche emergere. Trovati, ben ritrovati, qualcosa è successo come durante la pubblicità. Filippo? Sì, Kubo entra in area di rigore in mezzo a Carlos Augusto e Çalhanoğlu in orizzontale, fa passare il pallone, poi va a terra, l'arbitro senza nessun dubbio indica il dischetto del rigore, dà il penalty alla squadra di ospite, poi va a vedere al VAR, Kubo si butta clamorosamente, toccato da nessuno, si prende il cartellino giallo, scena vergognosa da parte dell'esterno della Real Sociedad. Intanto è entrato Bastoni nell'Inter, adesso aspetto la grafica per capire chi è uscito perché non abbiamo visto il cambio, però siamo al 79esimo, 0-0 ancora tra Inter e Real Sociedad. Ricordiamo che per arrivare primi dobbiamo vincere la partita. È entrato Bastoni, credo al posto di Carlos Augusto. Adesso appena vedo la fascia sinistra, vedo se c'è Di Marco, se c'è Carlos Augusto e poi ti dico al posto di chi è entrato Bastoni. Allora, intanto volevamo capire se fosse migliorato il rendimento di Kvaratskhelia.
poco fa ha avuto una grande occasione, classica occasione alla Quaraschelia, ovvero entrando in area di rigore dal lato sinistro, leggermente decentrato, non un gol facile, però insomma quasi a tu per tu con il portiere, spesso e volentieri l'ha messa dentro, in questo frangente se l'è fatta parare. Insomma, quindi, continua no. Il momento di appannamento, esatto, di questo giocatore. Filippo alla fine hai verificato? È uscito Di Marco, Carlos Augusto si è alzato quinto di sinistra nel centrocampo a 5 e Bastoni è andato a fare il suo ruolo di braccetto di sinistra. Quindi insomma ha messo dentro, no, i titolarissimi, però ne ha tolti, cerca di fare un po' giustamente. Sì, beh, ma Di Marco è comunque uno di quelli sempre sostituiti, di solito i giocatori in fascia lui li toglie spesso, li ruota molto perché gli chiede molto sacrificio in fase difensiva, in fase offensiva, in continui scambi con i braccetti e quindi insomma, attenzione, ora c'è la Nogola indietro per Sommer, è un ma gioco c'è fallo dispendioso sul suo. E quindi poi si stancano anche prima degli altri. Ora c'è calcio di punizione per l'Inter, siamo all'80° minuto. L'arbitro sta fischiando qualche fallo adesso? Sì, 10 minuti più recupero alla fine, dobbiamo fare gol. Ecco, dobbiamo fare gol, Moggi. Questo è sicuramente, no, il mantra di questa partita per l'Inter, per il primo posto, per un sorteggio. Beh, è chiaro, lotta per il primo posto. Ed è una cosa molto importante conquistare il primo posto. È strano, sapete? Quadrado per Lautaro! Non era male! Bravo Remiro a capire tutto e a uscire sui piedi dell'argentino. E quindi nulla di fatto. Buona azione con Arnautovic che va a prendersi palla, spalle alla porta a metà campo, dà la palla a rimorchio per Quadrado che si inserisce sulla destra, Quadrado guadagna qualche metro, vede Lautaro entrare in area dall'altra parte, gli serve un buon pallone però troppo profondo, bravo il portiere della Real Sociedad a capire tutto, andare in presa, attenzione che siamo già dall'altra parte con la Real Sociedad che prova ad attaccare per vie centrali con Zubimendi, ancora Merino, ancora Zubimendi, si torna però a metà campo, 81 di gioco, 9 minuti alla fine, sempre 0-0 in questo momento, Real Sociedad prima, Inter seconda. Sì, va a incanalarsi in uno 0-0 che per l'Inter, poi vediamo comunque dopo anche le prime del girone, Paolo rimani un po' a riepilogarcele perché... Però posso dirti, Gio, per dare seguito a quello che diceva Fabio, domenica io sono stato quasi aggredito in studio quando mi sono permesso di dire che l'Inter in Champions League, adesso a prescindere da adesso, che vinca, perda o pareggi, non è stata dominante come in campionato. Cioè non lo è stata, è un dato di fatto. Ha fatto il compitino. No, ma non lo so, cioè, credo si siano impegnati tutte le partite. Chi però... è che ti ha aggredito? Nome e cognome. Ma lasciamo stare. Michele ho osato dire che l'Inter in Champions League non è stata dominante come in Serie A, apriti cielo. Cioè, mi sembra, se adesso dovesse arrivare seconda dietro la Real Sociedad, sesta in Spagna, rispetto in Italia dove rulla tutti, è stata meno dominante. In Italia rulla tutti, nel girone questo potrebbe arrivare seconda, si decide tutto agli ultimi minuti, cioè mi sembrano dati di fatto. Ma sei cosa sì, ma è qualificata, scusami Paolo, mi permetto di dire, ma ragazzi, cioè, forse non mi spiego, ho detto che non è dominante come in Serie A, non ho detto che fa schifo, cioè non è dominante come in Serie A, non ha un percorso, cioè in Serie A da 4 per all'Udinese, ne da 3 al Napoli, ne da 5 al Milan, certo, rulla tutti in Champions League, ti aspetti che faccia altrettanto, mi aspetto che con la sesta di Liga Spagnola arrivi prima. Vedi Paolo, c'è un problema, domenica l'Inter va a giocare con la Lazio e la Juventus va a giocare a Genova con il Genova, probabilmente il pensiero è già domenica, perché se la Lazio praticamente dovesse vincere, ci sta, che la Lazio è una partita difficile, molto più facile quella col Genova, quindi cercano anche di mettere appunto le sostituzioni. Ma per me era più importante oggi, Luciano. Cioè c'è il campionato che ti condiziona. No, per me Sanchez lo fai giocare con l'Udinese e metti Lautaro con la Real Sociedad. Filippo, sei d'accordo? Perché arrivare primo o secondo, guardando chi sono le prime dei gironi di Champions League, fa tutta la differenza del mondo sulla carta. Vabbè, Marotta ha detto che la priorità è la seconda stella. Però, sì, ragazzi, no, però con l'Udinese non è finita la partita, prima di tutto. E poi ci sta come spunto questo, no? Quindi un turnover gestito male con un riguardo al campionato che tu non avresti avuto, per esempio. Ma allora, sul discorso di dominante è difficile, nel senso che stiamo parlando di 5 partite, è anche un po' difficile. È chiaro che il primo pareggio è arrivato con la Real Sociedad in trasferta, dove effettivamente era la prima e loro hanno giocato meglio, e l'altro è stato col Benfica, dove tu hai fatto giocare tutte le riserve, tutte, eppure quasi la vinci. Poi fare un paragone tra 5 partite di Champions League e l'inizio di campionato,
sai, anche in campionato abbiamo avuto due partite storte, con il Sassuolo e col Bologna, abbiamo perso in casa col Sassuolo e pareggiato col Bologna. Ci sono magari momenti dove le cose non vanno benissimo. Ci sta a dirlo, perché effettivamente, però è anche vero che il girone è stato spaccato in due. Cioè, da una parte una squadra che ha fatto zero punti, che è il Benfica, fino al pareggio con noi. E dall'altra hanno fatti tre il Salisburgo, quindi è chiaro che se la giocavano le altre due. Non è stato un girone diluito. Poi, se vogliamo dire che l'Inter questo girone lo doveva dominare, poteva anche dominarlo. Comunque stiamo parlando di una squadra che ha fatto 12 punti, cioè non ne ha fatti 7, si è qualificata con 7 punti. Poi, allora, questo sicuramente non riesco a seguirlo in toto, capisco il discorso, ma non lo riesco a seguire, cioè non riesco a fare un paragone col campionato, la trovo un po' più difficile. Palla che finisce in fallo laterale per la Real Sociedad. Io credo che dopo il cambio di Thuram si è spento qualcosa, vero? Sì. La luce. 30 secondi alla fine, fallo laterale per la Real Sociedad. Traoré ci mette giustamente il tempo che ci deve mettere, guadagna qualche secondo. Palla lunga, Bastoni riesce a riguadagnare il possesso. Aslani, no, sfortunato Aslani, il fallo laterale per la Real Sociedad. 18 secondi alla fine, primo posto per la Real Sociedad, secondo posto per l'Inter nell'urna degli ottavi di finale di Champions. Aspettiamo solo il fischio finale. Ecco, sì, è questione veramente di secondi. A Napoli sempre 2-0, Paolo. Sempre 2-0, 1-20 alla fine, sono 4 minuti di recupero, ne sono stati già giocati 2-40, appunto. Finisce qua, 0-0, Inter seconda nel girone. Filippo, deluso? Un po', sì, certo. Da cosa principalmente? Deluso dal risultato, poi è chiaro che la prestazione, cioè ci sono anche gli avversari hanno giocato il loro calcio che ci aveva già messo in difficoltà all'andata, ci ha messo in difficoltà anche al ritorno, sono una squadra molto simile secondo me per il modo di interpretare il calcio alla Juventus. Tanto è vero che la Juventus, anche con la Juve, abbiamo fatto fatica a costruire. Non tanto, non abbiamo subito neanche oggi, non abbiamo subito quasi niente oggi. Io non ho visto solo l'occasione di rigore. Però è una squadra che tiene bene la palla, non ha oggi aveva 2 risultati su 3, quindi non doveva per forza vincere la partita, quindi ha gestito la partita come voleva. L'Inter non è riuscita a costruire perché si è trovata davanti a una squadra che sapeva cosa doveva fare, lo sapeva molto bene. Allora, quindi deluso per il risultato e per il secondo posto che sicuramente ci mette un po' in difficoltà per gli sorteggi. Allora, up and down tra poco. A proposito di sorteggio, Paolo, tanto mi sembra finita anche a Napoli, comunque mentre ci dirai le prime, no? Te le posso dire, vai. Ci sono. Allora, l'Inter potrebbe affrontare allora, partiamo non dall'Inter, il Real Sociedad, quindi no. Potrebbe affrontare il Bayern Monaco, l'Arsenal, il Real Madrid. L'Atletico Madrid, se non perde domani con la Lazio in casa, quindi è probabile che l'Atletico Madrid risulti come prima e potrebbe essere una concorrente dell'Inter, potrebbe affrontare il Borussia Dortmund o il Paris Saint-Germain, il Manchester City e il Barcellona. Se fosse arrivata prima, invece, le seconde che poteva affrontare potevano essere il Copenaghen, il PSV Eindhoven, l'Atletico Madrid si arriva secondo ma difficilmente ci arriverà, il Dortmund o il Paris Saint-Germain o il Newcastle, il Lipsia, il Porto. Cioè una differenza abissale sulla carta. Perché sulla carta chi doveva arrivare primo è arrivato primo. Tranne l'Inter che appunto sulla carta in questo girone magari... Cioè quindi la domanda è... L'Inter che va a affrontare l'Udinese dopo aver lavorato tutta la settimana perché non c'era la Champions League prima. È necessario che facesse tutto? Poteva permettersi, ma... Cioè, poteva far turnover? Non lo sparo a caso, Arnautovic e Sanchez, gigantisco, e poi al 60esimo, se sei 0-0, metti dentro Lautaro e Thuram. Però, cioè, io, se fossi stato per un giorno allenatore dell'Inter, avrei dato priorità oggi. Ecco, Filippo, no, c'è un errore di Inzaghi? Assolutamente ci sta il discorso, però... Credo che sia abbastanza evidente la scelta di non rischiare di perdere nulla in campionato. Cioè, comunque sei dietro la Juventus, vuoi recuperare la Juve, vuoi starle davanti, vuoi andare +9 sul Milan. Quindi il discorso è, hai ragione, Arnautovic, a parte che
Però Arnautovic ti fidi proprio di Arnautovic e Sanchez. Ma non, cioè, è, che, non è che non ti casa Crudinese, sì, quart'ultima. C'è una grande differenza, no, tra gli altri due. Se tu vuoi andare sul sicuro, vai con Thuram e Lautaro. Se tu invece dici va bene, gli altri due comunque mi sono utili, li faccio giocare, ma non vai sul sicuro. Magari vai 0-1, la partita si mette in difficoltà. Tipo, abbiamo avuto l'occasione. Udinese ha avuto sullo 0-0 un'occasione con Pereira, per dire, cross dalla destra, Pereira interno destro fuori di un metro alla sinistra di Sommer, unica occasione dell'Udinese, ma era sullo 0-0. Poi con Arnautovic e Sanchez magari Inzaghi non crede che si possa rimontare subito, non vuole rischiare. Non vuole rischiare, infatti, il campionato col fiato sul collo della Juve, dai. Ti dico, però, io ho visto oggi giocare, ma infatti io sono uno sponsor del mercato di gennaio dell'Inter per la punta, cioè per me non deve arrivare una punta in più, per me deve arrivare una terza punta, perché abbiamo visto anche oggi con la Real Sociedad, che certo non è l'Udinese, ma non è neanche il Real Madrid, che Sanchez e Arnautovic. Sanchez non ha visto palla, Arnautovic è entrato e non ha visto palla. Cioè, cioè, mi stai dicendo che le seconde linee, tanto decantate anche da chi dice che l'Inter ha due squadre, di fatto non sono. No, cioè le una seconde linee in attacco. No, in attacco non sono all'attacco. Perché poi mi pare che le altre seconde linee comunque lo facciano sempre abbastanza bene. Poi a centrocampo forse ti manca qualcosa, nel senso che Klassen ancora non si vede, Sensi è uno fuori progetto, Aslani sta crescendo piano piano, però sulle fasce sei stra a posto, in difesa sei stra a posto, addirittura in porta è Udero secondo, in attacco secondo me se dovesse arrivare un Taremi, per dire, a gennaio, allora qualcosa, qualche garanzia in più ce l'avresti. Però detto che è semplicistico ridurre tutto un giocatore, però oggi Lautaro, che è il giocatore più dominante del campionato italiano, 6 gol in più di Giroud, seconda classifica a marcatori, tu in una sfida per arrivare primo in Champions League nel girone, sì, sì, ed essere sta, più certo, te ne privi, sì, sì, assolutamente. Perché? Te ne privi. Ci sta, ci sta. E probabilmente lui pensava che a partita in corso sì, sì, no, potesse per fare carità. Il miracolo. Però alla fine è stato un calcolo sbagliato, perché non è colpa di Lautaro, è colpa del fatto che l'Inter, da quando è entrato Lautaro, ha perso smalto e non ha più costruito. Certo. Mentre invece magari all'inizio potevi essere più fresco. Quindi col magari un Lautaro all'inizio ti serviva di più che un Lautaro dopo. E col senno di poi sì. Certo, poi io non credo che Inzaghi, credo che Inzaghi possa aver sbagliato la scelta, ma non credo che sia autolesionista da dire no, questo primo posto non mi interessa. Probabilmente ha fatto un calcolo, ragazzi, sbagliato. Ha fatto esatto, perché sì, anche il turnover contro la comparativa di interessi fa il campionato della Champions, semplicemente. Beh, no, però effettivamente Paolo qua dice una cosa giusta, secondo me. Qui stiamo parlando di una partita. Cioè non stiamo parlando di una gestione di un mese di Champions, tu devi gestire una partita, una partita, poi ci rivediamo a febbraio, quindi potevi, insomma, campionato in prossimità di quella partita gestire. Ha avuto, secondo me, il fatto che la Juve Moggi, dimmi se sbaglio, poi voglio sentire ovviamente Verga e Vinci, giocando di venerdì, ma uguale, non è che se avessi giocato di sabato, però tu andavi in campo conoscendo il risultato della Juve. Quest'Inter ha paura, no? Di avere dietro soprattutto una squadra come la Juve, che sa essere adesso allora, solida. Allora, e ha avuto paura di perdere punti. Nello spogliatoio, ma l'allenatore soprattutto deve tenere presente una partita importante, perché il campionato è sostanzialmente quello che attrae. Quando tu hai già la qualifica in tasca e devi fare il primo posto, sì, ci metti tutto quello che ci devi mettere, ma non è mai quello importante che metterai in campionato incontrando la Lazio, e soprattutto tenendo conto che la Juventus, che sta a 2 punti dall'Inter, c'è una partita molto più facile e gioca con il Genova. Quindi l'allenatore tiene sicuramente a mettere in campo i giocatori per non farli fermare, perché l'errore sarebbe far fermare i migliori, però deve dare poi sfogo a tutti quanti, perché quando praticamente anche i giocatori che hanno giocato bene nella partita precedente devono andare in campo, devono fare almeno un quarto d'ora, 20 minuti, per poi portarsi a Roma con la Lazio e fare quello che effettivamente l'Inter ha bisogno di fare, cioè vincere ancora la partita per tenere a distanza la certo, Juventus. Certo, a questo è una dimostrazione, è una dimostrazione questa qua, che significa aver paura anche della Juventus. E effettivamente la Juventus può far paura. Ragazzi, ma infatti io... Ma la quindicesima? Cioè la quindicesima tu hai cioè secondo paura, me tra l'Inter Udinese è una lotta Inter... scudetto, no? Certo, che si è delineata. Dico, di questo trittico Paolo, di partite, secondo ma, me quella di oggi era la più importante noi, per l'Inter. Scusa Paolo, cioè perché Paolo, oggi era da dentro fuori, tra virgolette. Noi prima abbiamo detto una cosa.
Abbiamo detto che l'Inter nella partita di Torino con la Juventus, a differenza di altre partite, ha capito dopo il pareggio che era difficile andare contro la Juventus, si poteva anche perdere sbilanciandosi. Ha messo la palla a centrocampo e lì è finita la partita. Hanno giocato magari male tutte e due, ma l'Inter volutamente per impedire alla Juventus di fare quello che la Juventus spesso e volentieri sa fare, vincere di corto muso. Allora, per evitare questo, praticamente ha dato al centrocampo suo la possibilità di mantenere il possesso palla e andare avanti nella partita. Questo praticamente sono cose che un allenatore con i giocatori mettono in campo sapendo quello che fanno, cioè conoscendo gli avversari e conoscendo anche le proprie forze. Ci sono dei giocatori per esempio che possono essere più stanchi degli altri, quindi vanno utilizzati meno. Sono problemi che conosce l'allenatore, sono problemi che si conoscono nello spogliatoio, per cui dire che questo doveva essere tenuto in campo e l'altro no, non doveva andare, sono tutti discorsi che si fanno vedendo la partita, ma non sapendo praticamente il perché viene fuori una sostituzione. Ah, no, certo, poi ci sono fuori dinamiche. Ma questo certo, è l'allenatore che sa queste cose, quindi è inutile. Può darsi pure che abbia sbagliato qualcosa. Ma la domanda, voi... la domanda poi è questa. Si deve aver paura, cioè è lecito, Filippo, poi faccio tutto il giro, quello che diceva Paolo è anche, no, è che penso anch'io che l'Inter abbia paura, ma una paura sana, no? La vede come l'antagonista più credibile al titolo per X motivi, e quindi le scelte del campionato sono dettate anche dal fiato sul collo della Juve. Sì, beh, certo, ma... Però Paolo dice, alla quindicesima hai paura? No, ma non è questione di paura, è questione di gestione delle forze, e quando devi gestire le forze, la linea, credo, societaria, considerando che eri già qualificato per gli ottavi e anche al mondiale, e la linea tecnica è di puntare di più sul campionato, quindi al di là dell'Udinese, del Verona, della Juventus o del Milan, tu quando hai gli 11 titolari li schieri in campionato, dopodiché se devi fare qualche sacrificio con la qualificazione ottenuta, l'hai fatto col Benfica, lo hai fatto adesso con la Real Sociedad, lo fai in Champions League. Questa è la linea che hanno in questo momento qua. Poi uno può dire giusto, può dire sbagliato. Ma questo è... La linea è, come diceva anche Luciano prima, la linea è, con la Lazio bisogna essere al 100%. Punto. Quella è la linea societaria. Con la Lazio devi essere al 100%, con i titolari al 100%. Con la Real Sociedad... puoi essere anche un po' meno. Poi, giusto, sbagliato, dovevi far di tutto per arrivare primo o no, questo non lo so, è difficile giudicarlo. Io ti dico, oggi dovevi vincere per arrivare primo. Certo, certo, sei onesto. No, ma certo, ma infatti è sicuramente una delusione questo risultato. Dimmi, Maggi. Giovanna, scusa. Però? Anche perché praticamente per vincere la Coppa bisogna vincere tutte le partite, per vincere il campionato bisogna tenere a distanza le squadre più importanti. No, capito. E soprattutto non perdere quello che sostanzialmente si può non perdere. Sì, ma andare ai quarti sono soldi, ragazzi, sono soldi veri, mica allora, finti. Paolo dice, ma anche qualificarsi come prima sarebbe stato un bottino un po' più... No, io dico una cosa. Andare... Scusami se interrompo, Gio, ma secondo me lo specchio del discorso che ho appena fatto è la sostituzione di Thuram, nel senso, tu sullo zero, al di là della formazione titolare che hai schierato, tu sullo 0-0 a mezz'ora dalla fine, 25 dalla fine, decidi di risparmiare fatica a Thuram perché lo vuoi in forma, sì, contro la Lazio. Basta. Se no non ha senso, no, sei sullo 0-0, Thuram ti serve perché ha creato occasioni eccetera eccetera, lo tengo in campo fino a che non mi crea un'altra occasione. Secondo me è proprio il fatto che la priorità l'abbiamo in capito, questo esatto, momento oggi. Poi se fosse stata Inter, con tutto il rispetto, domenica Inter-Cagliari a San Siro, magari probabilmente avrebbe fatto un ragionamento diverso, essendo una trasferta difficile ed è tanto, cioè l'Inter nell'ultimo periodo ha avuto trasferta a Lisbona, trasferta a Bergamo, trasferta a Torino, trasferta adesso a Roma con la Lazio, trasferta a Napoli, cioè sono stati impegni uno dietro l'altro, tutti tosti, tutte con squadre forti e tutte fuori casa. Allora, quindi probabilmente le energie le deve gestire l'allenatore che le capisce meglio e magari sacrifica qualcosa per cercare di aggiungere qualcos'altro da qualche altra parte, che è la priorità societaria. Ritrovati. Allora, caro avvocato Vinci, non doveva fare turnover questa sera e magari, dice Paolo Marcello, farlo contro l'Udinese, visto che
c'era un divario insomma abbastanza forte tra le due squadre, non avere questo assillo del campionato, ma dice Filippo Emoggi ci vuole la seconda stella, cioè l'input societario è vincere il campionato, anche i tifosi vogliono un'idea quello. Che è una valutazione che io posso anche condividere, però bisogna vedere quali sono le priorità della società e dell'Inter, di Inzaghi soprattutto. Le priorità sono quelle di vincere la seconda stella, l'hanno detto sempre dal primo momento, e quindi hanno anteposto la seconda stella il campionato, quindi non hanno fatto il turnover con l'Udinese, stavano pensando inconsciamente anche nel cervello destro alla Lazio, in trasferta difficile, più che al primo posto in Champions League. Si è visto chiaramente a valle di una partita che ha dimostrato effettivamente un Inter completamente asfittica, non in grado di incidere, contro un Real Sociedad non trascendentale, il quale ha dominato come possesso palla ma è stato sterile. Paradossalmente le uniche occasioni non trascendentali sono state di un Inter mediocre che non è riuscito ad andare al di là di un pareggio. Complessivamente volevo dire, commentai anche in settembre da qui la partita, stando in studio, di andata, fra andata e ritorno, Real Sociedad qualcosa in più ha meritato nei confronti dell'Inter, non fosse altro per una superiorità tecnica territoriale avuta all'andata per 85 minuti, quando un pareggio fu infortunato per l'Inter anche. Diciamo comunque che il secondo posto è sempre un traguardo raggiunto, anche se c'è da mordersi le mani vedendo le formazioni, le squadre che ha inanellato Paolo, che hanno qualificato i primi, qualificate come prime, tanto da far pensare a me come milanista che forse sarebbe meglio non andare più agli ottavi o quantomeno arrivare a ripiegare in Europa League. Allora, ricordiamo le squadre che potrebbe trovare lunedì l'Inter nell'urna: Real, Barça, Arsenal, Bayern, City, Atletico Madrid, anche se dobbiamo ancora vederlo con la gara di domani, Borussia o Paris Saint-Germain, in base anche lì al girone del Milan. Come andrà a finire? Verga, che di solito non è mai d'accordo con nessuno, voglio capire questa sera da che parte. Con qualcuno deve essere d'accordo. Mi dispiace forza, per te. Però, dubito con Paolo, cioè sapendo i vostri scambi di messaggi. Sono quotato molto alto, però vediamo, sentiamo. Ho trovato molto intelligente e pungente l'analisi di Paolo Marcello. Peraltro non sono d'accordo. Sempre, si inizia sempre così per poi. No, perché scherzi a parte, l'avvocato Vinci ha segnalato a mio parere giustamente che la priorità assoluta in casa Inter sembra essere lo scudetto rispetto alla Champions, anche perché stai parlando di una realtà in cui l'anno scorso sei arrivato alla finale di Champions. Quindi meglio dell'anno scorso è vincerla. Meglio dell'anno scorso è vincerla, molto difficile vincerla, mentre non dico più facile, ma è più nelle corde di questa Inter poter vincere il campionato. Sì, scusate, ma non è che se arrivi in semifinali di Champions quest'anno è un delitto. No, ma per carità. Ma o è un fallimento. Cioè, un fallimento. Ma vedete quanti Inter, soldi sono entrati all'Inter arrivando in finale? In casa Inter io credo stiano ancora recriminando e mangiandosi le mani e non smetteranno mai di farlo per il campionato di 2 anni fa, in cui con una serie di inciampi clamorosi contro le cosiddette piccole, soprattutto in casa, hanno di fatto quindi vogliono il campionato anche se porta meno soldi di una semifinale quest'anno, di Champions. Marcello, attenzione. Il tifoso, sì, la società, lo stesso Inzaghi che nel suo palmarès ha quel buchino lì vuoto, non gli a parte che quest'anno c'è già devi stato devi uscirci agli ottavi. Questo non è discorso lo capisco, anche alla 33esima di Serie A lo capisco, non alla 15esima con Inter Udinese prima di Inter Real Sociedad. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? C'è già stato un piccolo momento, cioè, non capisco di cosa stiamo parlando, quando con Sassuolo e Bologna in casa hai fatto un punto su 6 preventivabili, che se solo ne avessi fatti 4 invece che 1, a questo punto sì, eri già in fuga tipo Napoli dell'anno scorso. Evidentemente dopo quella partita la squadra e l'ambiente mentalmente si sono focalizzati su un campionato dove sono degli schiacciasassi e lasciano qualcosa sulla Champions. Sulla quale? Beh, schiacciasassi che sono a 2 punti dalla. Cioè, questi schiacciasassi, appunto, ragazzi. Sono no, perché a 2 punti. Quelli a 2 punti non sono considerati schiacciasassi. No, allora, aspetta, scusa, però. No, però. Voglio dire, allora, non è che se gli altri sono a 2 punti, allora non puoi. L'ha detto anche Paolo prima. In campionato l'Inter. In campionato il dato di quello che ha ma non è solo questione dei punti che hai fatto. Bisogna dare merito alla Juve di averne fatti tanti. Esatto. In campionato ma anche l'Inter, le cifre. Come cioè, abbiamo detto guarda prima, quanti gol ha fatto l'Inter e quanti ne ha fatti la Juve. La Juve si parla della grandissima difesa della Juve. L'Inter ha subito 2 gol meno della Juventus, eppure nessuno dice la difesa clamorosa dell'Inter. E l'Inter, ripeto, quindi, il non dato è solo che mi una ha colpito, questione di punteggio, è anche una questione di come scendi in campo e cosa fai. Paradossalmente domenica la Juve potrebbe essere davanti all'Inter,
Però questo secondo me al di là della valutazione, al di là della classifica, non cambia la valutazione generale. Ma infatti generale. La cosa strana è che la Juve, certo, potrebbe essere davanti all'Inter, sì, e magari però, lo sarà anche al termine del turno, ma ti sembra che l'Inter sia il rullo compresso. Giovanna, la Juventus vince al 94esimo col Verona, ma Giovanna, al 94esimo su vale col il ragionamento, cioè, vince, questo vale, esatto, il ragionamento col Milan, Krunic tocca una palla su un tiro da fuori, il campionato è sulle 38 giornate. Allora, se anche domenica prossima l'Inter si trova dietro la Juventus, comunque nelle 14 giornate fino adesso l'Inter è a più 30 di differenza reti in 14 giornate. Ho capito, ma i punti sono nell'arco delle 38, nell'arco delle 38 giornate di campionato questo si vede. Sì, ma sul lungo l'Inter ti sta dando più certezza. Sul lungo penso cioè, che mantenendo la Juve ha avuto tanti episodi che l'hanno portata anche a vincere le partite. Gatti si tira la palla sullo stinco e se la prepara. Però tira da fuori Locatelli centrale, Krunic gol. Sì, col Verona vince all'ultimo. Con il Napoli con la però gli episodi non sono casi, ma no, cioè, giungo, secondo permettete, me però è l'ultima, più dell'Inter l'ultima di come annotazione oggi, tutto qua. L'Inter l'anno scorso arrivo, è arrivata in finale di Champions League, c'è arrivata qualificandosi da seconda nel girone, perché l'anno scorso è finita seconda nel girone, e in questo momento tutta la lista che abbiamo letto prima, che fa tremare le vene dei polsi, faceva quello dell'Inter delle prime che puoi incontrare, beh, io penso che anche tutte queste squadre siano molto preoccupate all'idea che una di loro lunedì nell'urna trova l'Inter. No, ma quello quello però non c'entra, Fabio. Cioè, è chiaro che se tu sei il Manchester City o il Bayern Monaco preferisci incontrare una seconda soft piuttosto che l'Inter, e questo va bene. Noi però dobbiamo ragionare dal punto di vista dell'Inter. L'anno scorso che aveva la possibilità di arrivare prima, è un'occasione per l'Ipsia, è chiaro che ti dico che se tu incontri il Bayern Monaco o incontri il Paris Saint Germain o incontri il Borussia Dortmund, secondo me non sei così sfavorito. Ah, ok, Paris, okay. Quelle abbordabili Paris. Allora, non abbordabili, no, sto dicendo che l'Inter è una squadra comunque di alto livello, certo, quindi certo. Non ho detto che è che vai con Real, secondo me perdi matematicamente, ma con il Borussia, l'Atletico Madrid, con l'Atletico Madrid farei la firma adesso, cioè come il Porto l'anno scorso. Posso interferire? Vai, certo, devi intervenire e interferire. Allora, andiamo sul concreto. Dunque, ci sono delle partite che prendono un'inerzia talmente banale, anche inconsciamente, che ti porta il giocatore a sbagliare anche le cose più facili. Queste partite sono quelle che si ritiene che contino, ma si possono superare praticamente abbastanza, non dico bene, ma comunque si possono superare. Sapete qual è il motivo per cui praticamente l'Inter non ha fatto quello che solitamente fa? Uno dei motivi, anzi il principale, è che l'Inter si era qualificata con due giornate di anticipo e ai giocatori tu hai voglia a calcarli nella testa, guardate che questo è importante, pensano più alla partita della Lazio e quindi non dico si risparmiano, ma cercano di spendere meno per fare più figura e soprattutto perché la società hanno capito che vuole vincere il campionato. Quindi il problema fondamentale è che l'Inter si è qualificata con due giornate di anticipo, la squadra praticamente è entrata in campo con la voglia di vincere, però non ce l'ha fatta perché la testa praticamente spesso e volentieri ti porta a non fare quello che vorresti fare. Certo, è stata la partita dell'Inter. No, Luciano, Sì. Scusami, no, però dico, tu da amministratore delegato che sei stato per svariati anni, no? Da direttore tecnico, sai benissimo quanto sono importanti i conti, cioè qualificarsi da seconda o da prima vuol dire in teoria portarti ai quarti o meno. Cioè non è stato bravo Inzaghi a far diventare quella una finale. Paolo, vedi, ma tu adesso ti dico una cosa, a me hanno sempre fatto paura più le partite piccole di quelle grandi, perché vengono affrontate con una grinta diversa, capisci? E questa qui credo che sia stata una partita che l'Inter pensava di vincere, intanto tenere conto che giocava contro una squadra che è vero che gli ha dato del filo da torcere in Spagna, ma è anche vero che nel campionato è settima in classifica, ha subito 18 gol e ne ha fatti solo 29, quindi c'erano tutto un insieme di cose che praticamente ti portavano a pensare che potevi vincere.
piano piano l'inezia della partita è andata avanti così e non si è più sviluppata in maniera diversa. Certo. Il problema poi il problema è, ma infatti per tutti era una vittoria, anche per i giornali. Certo, certo, sembrava una partita che l'Inter aveva in tasca, proprio perché si ha negli occhi quell'Inter bella, non soltanto efficace, ma anche bella, con la miglior difesa e il miglior attacco e un gap, la differenza, come diceva, di più 30, no? Il discorso che faceva Fabio Verga, e quindi bella e perfetta in campionato, bella e perfetta in Champions, bella e perfetta sempre, ma non è sempre così. Sul discorso Juve invece Filippo diceva attenzione, perché è vero che abbiamo due punti di differenza, può essere anche che la Juve ci sorpassi, ma rimane negli occhi di tutti il fatto che le vittorie dell'Inter siano diverse, no? Siano vengano maturate con un gioco, con un qualcosa che, bene, che, l'Inter, che fa, non è... l'Inter fa la partita, la Juventus subisce la partita. Sì, però io dico è che questo. Sono sempre due punti, cioè in tutto sono questo si parla punti. Dell'Inter che sembra abbia già vinto lo scudetto, ma sono due punti, non sono... Sì, certo, ma sei anche la quattordicesima giornata, non è che puoi averne 90 sulla seconda. La Juventus ha tenuto un grande ritmo, ha vinto 7 delle ultime 8 partite, se non sbaglio una l'ha pareggiata con l'Inter, e quindi sta tenendo un grande ritmo con una grandissima fase difensiva. Poi per quanto riguarda l'attacco, segna pochissimo, abbiamo detto che gli attaccanti fanno fatica a fare gol, che la risolve con un centrocampista, la risolve con il difensore. È un tipo di squadra che deve reggere tutta la stagione con questa impostazione qua. E ce la può fare, assolutamente. Nessuno dice che l'Inter ha già vinto lo scudetto, ma ci mancherebbe, poi se lo dico io. Però c'è una bella differenza su come è arrivata la Juve a 36 punti e come è arrivata l'Inter a 38. Mi pare questo evidente. Poi... se andiamo a vedere gli scontri diretti, adesso io non lo so la Juve quanti ne abbia giocati. L'Inter ha giocato col Milan, ha vinto 5-1, ha giocato col Napoli in trasferta, ha vinto 3-0, ha giocato con l'Atalanta a Bergamo e ha vinto 2-1, ha giocato con la Roma e ha vinto in casa 1-0, con la Juve ha pareggiato. Mi pare che anche gli scontri diretti Juve, sì, anche la Juve, forse la Roma deve affrontare. La Juve deve giocare con la Roma il 30 dicembre, esatto. Ha fatto 0-0 con l'Atalanta, ha vinto 1-0 col Milan, ha fatto 1-1 con l'Inter, ha vinto 1-0 col Napoli, ha vinto 1-0 col Napoli, sempre sì, di conto muso, sempre risicato. Juventus in casa col Napoli, ma cioè, l'Inter ha convinto molto di più, ma l'Inter è più forte come rosa sulla carta della Juventus, Juventus. Cioè, non è che lo scopriamo di un gol e anche negli ultimi minuti. Allora ragazzi, mi fanno dei gesti inequivocabili che vogliono dire che io devo volare e andare in pubblicità. Torniamo magari con un mix, dichiarazione di Inzaghi a bocce ferme a partita terminata e quelle di Pioli alla vigilia della gara. Penso sia doveroso, importante Newcastle-Milan domani. Prime battute, ovviamente sono le primissime battute di un Simone Inzaghi che è appena uscito dal quadrato di campo. Filippo, cos'è che ha detto? Ha detto che comunque è soddisfatto della squadra, del cammino che ha fatto in Champions, perché comunque ha chiuso il girone con il primo posto a pari merito, nel senso con 12 punti, senza aver mai perso una partita. Poi dice, ho fatto complimenti comunque alla squadra per il cammino che ha fatto. Sono un po' deluso perché le uniche occasioni che ci sono state della partita le abbiamo avute noi, non abbiamo mai avuto un'occasione contro perché la Real Sociedad non ha mai tirato in porta. Basta, c'è più frasi di circostanza che altro. E ti confermo questo, perché ho sentito adesso Michele Borrelli per ricordare a Luciano di martedì. Del mi ha detto che è molto deluso perché dalle dichiarazioni di Inzaghi l'ha definito millantatore perché ha visto una partita diversa da quella reale. Chi millantatore? Chi? L'ha definito millantatore. Ma chi? Borrelli? Borrelli? Michele Borrelli. Millantatore, tu praticamente lui ti manda un messaggio confidenziale. No. Stiamo commentando come ha commentato Simone Inzaghi la partita. E per Borrelli non è piaciuto a Michele Borrelli, secondo me. No, ma sto millantatore perché cos'è che avrebbe detto? Perché avrebbe dichiarato effettivamente che l'Inter ha fatto una partita diversa da quella che ha visto a San Siro, che l'ambiente di San Siro ha respirato, che ha visto una squadra senza voglia, senza nervo, secondo San Siro. Secondo San Siro. Però lui le dichiarazioni di Inzaghi sono completamente diverse. Vabbè, ma ho capito, ma Inzaghi non è che può andare davanti ai microfoni e dire ho visto una squadra svogliata. Cioè, poi c'è la Lazio, tu hai fatto tutto sto turnover, hai tolto Thuram, eccetera, poi dici la squadra ha fatto schifo, così questi dicono grazie. E domenica con la Lazio ti sei sputtanato tutto il lavoro che tu hai fatto per il turnover. No, io relata refero, ti ho detto il giudizio. No, dico, ma non è che davanti ai microfoni Inzaghi può dire ma ha fatto schifo. Adesso ti cito una allenatore, l'idolo me, facciamo una partita, adesso non ti dico il nome della squadra, era penultima in classifica, dicemmo a Roma 1-0 con fatica, dichiarazione di Lidl alla fine della partita, ragazzi,
noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma anche quegli avversari, ma avete visto che avversari avevamo? Non erano mica quelli che stanno penultimi in classifica. Questa è la dichiarazione certo, di certo, cerchi di, attento, di gonfiare la prestazione. Vabbè, certo. A caso allora, dell'allenatore. Ma infatti. No, è anche quello il ruolo, il gioco delle partite. Poi scusa, adesso con tutta la buona volontà. Io quando c'era da criticare Inzaghi l'anno scorso tra inizio campionato, perché abbiamo perso la metà delle partite che abbiamo giocato, le prime 8 ne avevamo perse 4. Quindi fino a febbraio, quando c'era da criticare Inzaghi, io non è che mi tiravo indietro, stava andando male, io criticavo Inzaghi. Però oggi possiamo parlare della partita, delle scelte, di formazione, dell'atteggiamento della squadra, va bene. Però criticare Inzaghi per una dichiarazione post partita dopo un pareggio, quando comunque fino ad oggi ha fatto direi tutto e di più, cioè con questa... Cioè, mi sembra un po' troppo esagerato. Borrelli, vedi, non devi mandare il messaggio lì, ci sei entrato nella trasmissione. Cioè, non è che se pareggi una partita... Ma lì a caldo Borrelli ci è rimasto male, quindi... Sì, è molto deluso, la confermo. Classe è molto delusa. Ma siamo tutti delusi. Segnaliamo un Borrelli... Ho capito, però... Non si può giocare così, disinteresse totale. Ma siamo tutti delusi, però non è che puoi vincere sempre. Cioè, qui l'Inter dovrebbe vincere tutte le partite. Adesso non è che è una squadra che arriva da Saturno. È una squadra, una forte squadra forte, ma che può anche perdere o pareggiare. Di questo dispiacere, Michele Borrelli può consolarsi per aver ultimamente organizzato il pranzo di redazione di martedì prossimo. Luciano Moggi presente. Al quale Luciano. Pranzo ci saremo tutti, Luciano Moggi in testa. Ci siamo. Fabio, vieni anche tu. No, io sono fuori Milano, Luciano. Non vale. Se viene Moggi dobbiamo venirci tutti. Non ce la faccio più. Ci vedremo un'altra occasione per farci gli auguri. Certo.